Salve a tutti, siamo in un nuovo video, qua parleremo di calciomercato perché è un argomento che in questo periodo parleranno quasi tutti ed è un periodo molto bello per chi è amante del calcio come me sentire queste notizie della propria squadra del cuore che farà bene o farà male. Parleremo di non tutte le squadre di Serie A perché se dovevo parlare di tutte le squadre parlerei da mo fino a domani. Parlerò dei momenti, le big. Tra cui per il momento parleremo solo delle prime big più importanti, di quelle che stanno facendo più calciomercato. Andiamo in ordine partendo dalla Juve per poi arrivare all'ultima che metto in Napoli perché metto la mia squadra per ultima per sentire belle notizie. Mi sono scritte su un foglio molte notizie nel quale me le potevo ricordare, tra cui parlo solo dicendo il nuovo acquisto hanno fatto è Pirlo, nuovo allenatore, sono Renato Sarri. Secondo me già stava in giro da molto tempo che lo volevano cacciare, solo che volevano aspettare sempre fino alla fine per poi non rovinare tutto il ciclo che poi hanno portato alla vittoria del campionato, che poi alla fine non è quasi niente, che poi vanno a dire no, non ne puntiamo al campionato, non è vero, volevano puntare a qualcosa in più. Il primo fatto da Pirlo è di mandare in via molti giocatori, tra cui ci sta Matuidi, già andato via, ufficiale, se n'è andato a Inter Miami, anzi ha levato proprio il contratto e è andato all'Inter Miami di Beckham. Il secondo è forse si parla di Higuaín, De Sciglio, Douglas Costa e Khedira. Sono gli acquisti e le cessioni che vorrà fare Pirlo per poi rimpiazzare con altri giocatori un po' più giovani e che danno più spinta. Se ne parla molto del Genoa perché dicono che vuole acquistare o Bonazzoli o Scamacca. Sempre per il futuro perché mo penso non farà quasi niente perché mo punterà un top in attacco e dicono molto Morata perché gli piace a Pirlo e poi hanno giocato Brasile e si parla molto anche di Ronaldo. Dico Ronaldo perché non è andato giù il fatto che ha perso la Champions, lui vuole puntare a vincerla per poi mettersi in paragone con Messi dopo la partita quello che ha fatto Messi che mo sta un passo avanti. Ronaldo forse vorrebbe lasciare la Juve e questo dico che ci sta il PSG che ci sta sopra. Mo' il Paris Saint-Germain ce l'ha la possibilità di prenderlo, il problema è che deve vendere qualcuno, perché sennò direi troppi loro, però ne parleremo ancora un po' più largo e vedremo qualche notizia. Seconda squadra che parlo è l'Inter. Allora, l'Inter non è che sta facendo molto movimento, però sta sul peggio sondando il terreno. Allora, dicono che Tonali è quasi fatta, solo che per il momento, per il problema dell'Europa League che sta andando avanti come il girone, si sta abbassando i livelli per Tonali, infatti il Milan sta sondando il terreno. Infatti, mo, appena l'ultima notizia è stata questa qua del Milan con Tonali. Un altro acquisto che vorrebbe fare è Smalling in difesa. È stato via dalla Roma, ha fatto un bel campionato a Roma, si è trovato bene. Il problema è che non ha potuto darlo la seconda chance alla Roma a riscattarlo e se n'è andato di nuovo a United. Mo sta sondando il terreno l'Inter. E poi sta anche il sondaggio dell'allenatore, perché non si sa se Conte lo mantengono, lo fanno rimanere, oppure vogliono levarlo e prendere Allegri. Sarebbe un ottimo cambio di allenatore molto buono. E si parla anche di molte cessioni, tra cui se non sbaglio Nainggolan che non è ancora in mano del Cagliari, però si sta parlando di Nainggolan che forse andrà alla Fiorentina, poi non si sa, poi vedremo. Passo al Milan, grande squadra, bel campionato, rinnovi sta procedendo bene, ha rinnovato già Ibrahimovic, ci muove la Donnarumma e sta pensando già di fare due acquisti molto importanti, Bakayu, il ritorno, già quasi tutto fatto con lui, devo parlare solo con la squadra, e il secondo, il terzino, Aurier. Allora, dico la verità, il problema a terzino non è claudicanti, sono abbastanza giovani, però non hanno dato quella consistenza tutto il periodo, tutto il tempo, e allora sta pensando di puntare su Aurier che potrebbe dare una grande mano. E poi come cessione si parla di Riccardo Rodriguez che è quasi fatto al Torino. Però non in prestito, ma cessione definitiva. La Lazio, ma parlo della Lazio che si sta muovendo molto bene sul mercato, molto, anche abbastanza in silenzio, possiamo dire così, perché come in porta, tenendo Strakosha che non lo leverà quasi mai, solo in caso di infortunio o nel caso partite non tanto importanti, il secondo portiere non serviva quasi a niente alla Lazio, boh, però ha portato in casa forse Consigli, molto probabile arriverà Consigli come secondo. Il primo acquisto forse che farà parte Consigli sarebbe Fares, esterno della Spal, fa tutto campo, sinistra e terzino esterno alto, molto utile, veloce e poi il classico ruolo che serve alla Lazio sulle fasce, perché come ho visto che, come mi hanno parlato parecchi di loro, Johnny non è servito a niente.
Un altro acquisto che vorrebbe fare è con Borja Mayoral del Real Madrid. Ha giocato in prestito in Spagna sempre, è andato abbastanza bene perché non l'ho seguito tanto, solo che per l'acquistarlo il Real Madrid vuole una ricompra, nel caso se lo prende, però vuole una ricompra per il futuro, nel caso potrebbe tornare di nuovo al Real Madrid. L'ultimo che parlo della Lazio è David Silva. Mo' questo lo metto anche un po' nel Napoli perché si sta sondando il terreno anche un po' a Napoli, anche se quasi il 100% è fatta alla Lazio. Infatti, per l'anno prossimo potremmo vedere David Silva alla Lazio. La Roma poco poco e dico che Pedro è fatta, arriverà a Roma, se a scadenza di contratti se è andato gratis alla Roma. Mo' parlo del Napoli, il mio Napoli. Allora, questo Napoli posso parlare di, soprattutto di la difesa. Anzi, partiamo subito da Gattuso. Gattuso ha avuto il rinnovo di contratto con De Rami, si sono incontrati, solo che hanno dato la conferma che non hanno fatto niente, hanno parlato per il momento solo di mercato e hanno aggiunto qualcosa sul contratto dicendo che anche se voglio rimanere, però non mi devi mettere la clausola rescissoria, la clausola che nel caso me ne vado ti devo pagare una penale. Si sta procedendo, penso va bene, niente di che. E Gattuso ci ha fatto il suo sondaggio dicendo: ok, ci stiamo, puntiamo su questi giocatori. Allora, parlando che di cessioni, si parla molto di Koulibaly, anzi, ha fatto anche proprio una lista di cessioni che dovrebbe essere Koulibaly, Milik, Haaland e qualche giocatore giovane, tipo forse Petagna, Ounas, sempre per fare cassa come fa sempre. Koulibaly l'hanno quotato circa 100 milioni su 90 milioni, penso se ne potrebbe pure andare. Haaland sui 40 e l'altro che era Milik 35. Mo Milik è interessato ad andare alla Juve, 100%. Milik ha il pallino in testa, Juve. La Juve serve pure un attaccante perché molto probabile se ne va Higuain. E vorrebbe fare questo scambio con la Juve partendo Napoli dando Milik e lui in cambio ricevendo Bernadeschi, solo che come abbiamo capito che Bernadeschi non vuole venire a Napoli. Ma non lo so, scelta tattica, tecnica, non lo so come problema vuole lui, non vuole venire. E per questo non si fa ancora niente, però molto probabile passerà alla Juve. Ma non so per quanto, ma passerà. Milik lo leviamo. Haaland molto probabile se ne andrà all'Everton, che già sta andando nel terreno Ancelotti, e forse andrà là. E Koulibaly sta pensando il City. Mo' è uscito un giocatore del Napoli che piace tanto, è Otamendi, difensore centrale proprio del City. Infatti hanno fatto un'offerta di 50 milioni più Otamendi. E come ho capito non c'è stata ancora nessuna smentita se è vera o falsa la notizia, o se ha ancora rifiutato l'offerta, non si sa ancora niente. Altre notizie che hanno fatto l'acquisto di Gabriel, quasi confermato l'acquisto di Gabriel, difensore del Lille 22enne, brasiliano, quasi tutto definito, tranne che mancherà l'ufficialità nel caso dovrebbe cedere Koulibaly. Però vi ripeto, se non arriva un'offerta sui 90 milioni, Koulibaly rimane qua. Altri acquisti vorrebbe fare, che Reguilón, che ne sta parlando tantissimo. Questo periodo si sta parlando tantissimo, terzino duttile sulla fascia sinistra, bellissimo, grande stagione ha fatto al Siviglia. Il problema è che se ne sta parlando anche troppo in Premier League. Il Real Madrid anche è anche disposto ad aprire il calciomercato, infatti ha detto sì, possiamo metterlo anche sul mercato, però il Napoli lo vuole solo in prestito. Se ne parlerà, non si sa se riuscirà a inserirsi in Napoli per prenderselo in prestito oppure andrà in Premier League. Come per esempio l'ultimo terzino della scorsa estate. Tipo T-Max, T-Micas, e ha preso il Liverpool. Ma questo Reguilón si sta ancora sondando un po' il terreno. Come ho detto, Davide Silva, ve l'ho detto prima, si sta sondando un po' il terreno, ma penso non si farà niente. Poi le ultime due notizie, potremmo parlare del portiere, che si parlerà in questo periodo di Meret e Sirigu. Perché hanno dato la conferma che l'entourage di Meret ha detto vuole giocare, vuole posto titolare. Ok, mandiamolo anche in prestito, però fammelo giocare a sto Meret. Io lo terrei 100% e leverei Ospina. Lo butterei proprio Ospina, lo darei un'altra squadra, vendetelo, fate quello che volete, non ci serve. Ormai siamo rimasti con due portieri, Ospina e Meret, giocare a titolare perché Canessi se n'è andata lì. Mo' dobbiamo vedere perché Meret se dovrebbe andare in prestito, fare un cambio di prestiti, Sirigu a Napoli, Meret al Torino. La notizia non sarebbe male perché anche Sirigu è molto buono. Dobbiamo vedere il secondo o il terzo portiere chi sarebbe. E molti occhi puntano su Seve, un ritorno in casa Napoli. Anche se quest'anno ha fatto un grande campionato, ha parato abbastanza rigori, ha giocato bene, anche in una squadretta abbastanza alta di categoria, possiamo dire così. Però sarebbe un grande ritorno accredito.
E non farebbe dispiacere ai tifosi napoletani, soprattutto anche a me, perché mi piace tantissimo Sepe, lo seguo da quando fece il suo debutto con la Fiorentina. Le notizie più importanti sono state queste, perché altre squadre non me ne vengono in mente perché hanno fatto molti movimenti. Infatti l'Atalanta sta procedendo in Champions, l'Inter sta procedendo in Champions, infatti mo forse perderà Tonali, non si sa ancora, anche se hanno già l'accordo. Ah, un'ultima cosa del Napoli è che l'acquisto mirato vorrebbe essere Boga. Infatti già hanno fatto quasi tutto definito col giocatore, il problema è il Sassuolo che vuole molti soldi. Il Napoli sta spendendo piano piano sui 25-35 milioni, non lo so il Napoli quanto ha fatto ancora l'offerta ufficiale, e dobbiamo solo aspettare. Come prima parte di calciomercato questa qua, la chiudiamo qua e poi ne sentiremo in settimana per darvi altri aggiornamenti sul mondo del calcio e sempre in base a altre squadre di Serie A, nel caso troviamo altre squadre, non solo le big, così interessiamo anche un po' di tutte le altre squadre di calciomercato. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia informati sulle vostre squadre preferite, fatemi sapere, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video di calciomercato. Ciao a tutti!